Bada boom. Il generale. Forza! Dai, ce la puoi fare! Bravi, non mollate! Che cos'è questo fermento? Non lo so, però un'idea l'avrei, Strudel. Scommettete sull'incontro del secolo! Killer Cookie contro il faraone della pelliccia! Cookie è più piccola di Niblet e sconfitta in partenza! Non ne sarei tanto sicuro. 2 snack alla pancetta su Killer! In vantaggio Niblet! Ci siamo! No! Chi strappa la vittoria grazie a un ultimo sforzo! Grande! Sei la migliore! Ecco a voi la vincitrice! Killer Cookie! Mi sono piazzato secondo! Brava! Cookie è proprio un osso duro! Bene, 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 è arrivato il nostro amico sindaco. Salve, Jerry! Volevo dire, signor sindaco, le do il benvenuto. Va bene, basta con le smancerie. Riesci a piazzare qualcuno di quei cani? Oh, sì, certamente, tutti i giorni. Dico bene, Olaf? Sì, cioè... Vieni in ufficio, subito! Certo, signore. Bella cravatta, signore. La slancia molto. Temo che McLeish sia di nuovo nei guai. Non mi stupisce per niente. Ehi, Lucky, è arrivato un corriere dal quartier generale. Dice che è importante. Dal quartier generale? Che cosa vorranno? Messaggio importante e urgente. Di che cosa si tratta? Parla, avanti! Tra poco arriva... Chi deve arrivare? Il generale. Il generale? Cosa viene qui? Sei sicuro? Perché dovrei mentire? Non sono un gatto. Il generale sarà qui tra un'ora per una missione. Questione importante. È una faccenda che scotta. Che cosa facciamo? Cosa facciamo? Non abbiamo altra scelta. Dobbiamo mettere in ordine. Cavolo, cavolo, cavolo! Arriva il generale, il generale! Ho solo una domanda! Chi è il generale? Chi è il generale? Nessuno ha mai soccorso più cuccioli di lui! Ha salvato Bonzo, il cane star del cinema, dal canile di Tijuana qualche anno fa! Già, e ha smantellato il traffico illecito di Finti Dalmata a Kankaki! Caspita, il generale deve essere più intelligente di Strudel, più coraggioso di Cookie e più grosso di me! Non lo so, nessuno l'ha visto, quel cane lavora sotto copertura! Conoscere un eroe di quel calibro per me è un grandissimo onore! E adesso riprendi a pulire, forza, forza, forza! Ok! Questa sì che è la mia Cookie. Ehi, Lucky, è meglio se vieni a sentire. Questa è una vergogna, Lenny, è una vergogna! Le cose non sono come sembrano, abbiamo avuto molto da fare, forse non ho registrato ogni singola operazione, ma... Vede quanti cani sono stati adottati questo mese? Oh beh, alcuni direi. Purtroppo in questo momento temo di non essere in grado di ricordare il numero preciso, ma... Olaf? Oh sì, vediamo, dunque c'è quello, c'è quell'altro e c'è quell'altro ancora. Nessuno. Senti, Lenny, ti ho protetto finché ho potuto, ma adesso c'è il governo di mezzo. Se non piazzi metà di questi meticci entro la fine della settimana, perderai il posto, capito? Brutta storia, dobbiamo intervenire. Ci devo pensare, ma prima devo incontrare il generale. E dove sarebbe questa leggenda? Probabilmente siamo in anticipo. Calmati, siamo in perfetto orario. Oh, qualcuno di voi ha per caso qualche croccantino o biscottino da offrirmi? Non abbiamo tempo per dare retta a chi chiede l'elemosina. Noi aspettiamo il generale. Beh, che c'è di divertente se posso chiedere? Oh, niente, non badarci. Vedissi del caso che il generale sia io. Beh, questa poi... Quindi lui sarebbe una lei! E allora hai qualche problema, forse? No, io pensavo solo... Pensavi che un tipo in gamba come il generale dovesse essere per forza un maschio, vero? Vero? Io... Ah. Tranquilla, non fa niente, ci sono abituata ormai. Però sei gentile, Cookie. Tu sai il mio nome? Certo, è ovvio, tutto deve essere sotto controllo. Siete Cookie, Strudel, Squirt e Niblet. Mentre tu invece devi essere Lucky, il leader dell'unità migliore della rete. È un onore conoscerti, generale. Chiamami Dolly, visto che lavoreremo insieme, eccetera, eccetera. Come vuoi, Dolly? Qual è il problema? Mi piacciono molto quelli che non amano perdere tempo. Vieni con me. Devi sapere che io ho un piccolo problema da risolvere. Risolvere i problemi è la nostra specialità. Bene, devo trovare una casa a questo piccoletto. Carino. È adorabile, non vedo dove stia la difficoltà. Potrai trovargli casa anche con una zampa legata dietro la schiena. Sono pronta a scommetterci, ma ti serviranno entrambe per sistemare anche gli altri. Sbaglio o ha detto altri? Cosa? Sono 67 per la precisione. Ma neanche un 1000 piedi ce la farebbe. «67 cuccioli! Oh. Che delirio! Se posso permettermi, generale, da dove vengono quei piccoli? Beh, non li ho messi insieme tutti in una volta. I primi provengono da una missione di soccorso in Florida, ma da quando siamo arrivati qui abbiamo cominciato a raccogliere randagi come una calamita in una fabbrica di spilli, il tutto con le autorità alle coste. Fantastico, avventuroso! La suspense è alle stelle. Abbiamo rischiato più volte di farci prendere. A un certo punto li ho messi in fila indiana e li ho nascosti sotto una coperta, facendoli passare per un millepiedi gigantesco. Bella mossa. Certo, geniale. Anch'io la trovo geniale, caro generale. Insomma, che cosa vi prende? Niente. Oh, caspita, sono un autentico terremoto. Non stanno fermi un istante. Prendo lo straccio. Allora prendo lo scopettone. Non li ho mai visti comportarsi in questo modo. Oh, cercano soltanto di essere gentili. Vedi, io ho sempre fatto molto affidamento sulla gentilezza degli altri cani. Sì, me ne sto rendendo conto. Il problema è che non vedo come possiamo sistemare tutti i cuccioli. Possiamo farne passare uno o due senza che gli umani se ne accorgano, ma 67? Va bene, mi dispiace molto avervi disturbato. Non ci rimane che rimetterci in cammino, anche se i cuccioli hanno le zampine stanche. Oh, per favore. Generale, aspetta. Ma ci sei cascato anche tu? Dammi un po' di tempo e qualcosa mi verrà in mente. Grazie, Lucky. Sapevo di poter contare su di te. Quello che si dice sul tuo conto è vero. Beh, grazie. Ehi, Lucky, credo che sarebbe meglio che tu venissi a dare un'occhiata. Dobbiamo mettere bandierine colorate sul cancello, diffondere musica allegra con gli altoparlanti e affiggere un cartello con scritto Grande Fiera dell'Adozione. È un'idea grandiosa, signore. Adoro le fiere dell'adozione, anche se non ne ho mai vista una. Anzi, non so nemmeno di che cosa si tratta. È una fiera come tutte le altre, Olaf, dove si vendono gelati, mele candite, ci si diverte, ma ai visitatori cercheremo di rifilare anche i nostri meticci. È proprio un'idea geniale, signore. Troveremo una famiglia a tutti i nostri cani. Sarà meglio, Olaf, o da lunedì saremo noi a essere sbattuti su un marciapiede. Una fiera dell'adozione? Non trovi che sia folle? Sì, è talmente folle che alla fine potrebbe anche funzionare. Su, andiamo, piccoletti! State buoni, state calmi, ve lo chiedo per favore! Il piano è semplice. Approfittare della fiera dell'adozione per piazzare tutti i cuccioli in un giorno. E come pensi di fare? Persino Olaf si accorgerebbe se nel canile comparissero di colpo altri 67 cuccioli. Hai ragione, però se lo stesso cucciolo fosse adottato più e più volte, 67 volte per la precisione. Cosa? Aspetta, ti spiego. Immagina che le ghiande siano cuccioli e il nostro Nut Nut sia un visitatore che arriva alla fiera. Vede il cucciolo, se ne innamora e lo porta a casa. Poi, prima che qualcuno se ne accorga, sostituiamo quel cucciolo con un altro. E voilà! Ecco a voi una catena di montaggio dell'adozione. Non abbiamo mai provato niente di così complicato finora. Lo so bene, ed è per questo che ci divideremo in tre squadre. Strudel costruirà una macchina che sostituisca il cucciolo a tale velocità che nessuno se ne accorga. Cookie penserà a una catena di montaggio che sposterà i piccoli con una precisione di cui solo lei è capace. E io renderò i cuccioli uguali e spiegherò loro come comportarsi durante l'azione. Capito? Sì! Sì. Molto bene! E allora muoviamoci, forza! Devo ammettere che sei veramente in gamba. Grazie. Sì, molto gentile. Molto bene, proviamo questa meraviglia. Su, tirate! Accidenti. Ehi, tornate qui! Spingere, tirare, lasciare, spingere, tirare, lasciare, spingere, tirare. Qualcuno di voi bei cagnoloni sa dove posso trovare dell'acqua? Sono così assetata. Ci penso io, vado subito. Così va meglio, molto meglio. Va perfezionata. Avanti, seduti. Avanti, seduti. Avanti, seduti. Avanti, seduti. Avanti, seduti. Spingere, tirare, lasciare, spingere, tirare, lasciare. Bene, allora adesso... Ma dove... Allora, Dolly, hai mai dovuto combattere contro un orso o contro un alligatore? Oh, no, per carità, ci mancherebbe, Niblet, così rovinerei la mia pedicure. Ok, può bastare, adesso tornate tutti al lavoro. Va bene, d'accordo. E tu, cosa pensi di fare? Di mandare all'aria l'operazione? Niente affatto, Cookie, è l'ultima cosa che vorrei, stavo solo chiacchierando con i miei amici. Allora dacci un taglio. Avanti, seduti. Avanti, seduti. Lucky, avanti, noi dobbiamo parlare. A proposito avanti, di cosa? A proposito di Dolly. Avanti, seduti. Dolly. Avanti, Lucky. Seduti. Avanti, seduti. Avanti, seduti. Avanti, seduti. Anche tu, allora. Anch'io cosa? Quell'acqua era per Dolly, è talmente assetata. Mi spieghi perché vi comportate come una banda di idioti? Beh, perché lei è una femmina e allora... Beh, lo sono anch'io, che cosa credi? Ah, davvero? Ah. Mi posso sedere? Qui siamo tutti liberi, più o meno. Va tutto bene, mia cara. Ah, io non capisco, generale. Per molti anni ho sentito racconti sul tuo coraggio e la tua tenacia. Ho sempre cercato di somigliarti. Poi ti ho vista in azione con i tuoi per carità e tesoro di qui e di là e tutto quello sbattere di ciglia. Ma come può essere? Beh, ascoltami, tesoro, non dico che dovresti mettermi su un piedistallo, ma cosa c'è di male se mi servo delle ciglia per ottenere ciò che mi serve? È questa la scusante? Fare in modo di ottenere quello che ti serve? Diciamo che 2 giorni fa sono arrivata con i miei 67 cuccioli bisognosi di una casa e grazie ai miei tesoro e sbattere di ciglia spero che riescano a trovarla. Quindi tu ci vetti con tutti per il bene della razza canina, certo, capisco. Sai che penso, Cookie? A te non dà fastidio che ci vetti con tutti, ma che lo faccia con qualcuno in particolare? Non so di cosa parli? Ne sei sicura? Mi chiedo se saresti così indispettita se non avessi visto anche Lucky fare il cascamorto. Come? È la cosa più stupida... Sì, va bene, lo ammetto. Forse dovresti dirgli quello che provi. No, è escluso, non lo farei mai. Sono il suo braccio destro, fa affidamento su di me per portare a termine le missioni. Ma a volte vorrei che mi guardasse... come se non fossi soltanto uno degli altri compagni. Sai, tesoro, mi è venuta un'idea grazie alla quale nessun altro maschio ti guarderà più solo come uno degli altri compagni. Ma cosa? Ah. Amici, direi che oggi abbiamo compiuto un piccolo miracolo. È venuto un sacco di gente. Ora ricorda, Olaf, falli avvicinare al cucciolo, lascia che i bambini se ne innamorino e chiudi l'adozione coi genitori. Ma abbiamo soltanto un cucciolo e quando andrà via? Ormai saranno inteneriti, li spingeremo verso i cani più vecchi e il gioco è fatto, problema risolto. Bene, sono convinto che riusciremo a farli adottare tutti. Me lo auguro anch'io, basta un piccolo errore di coordinazione e tutta l'operazione salta. Niente paura, se c'è un cane di cui so di potermi fidare ciecamente, quella è Cookie. A proposito, ma dov'è finita? Sono qui, dolcezza. Cari amici, c'è una femmina nuova nella nostra città. Cookie? D'ora in poi mi dovrete chiamare Miss Cookie, tesorucci. Venite pure avanti, è il vostro giorno fortunato. Lucky, stanno arrivando. Cookie, cosa succede? Ma niente, sciocchino, sto solo valorizzando il mio lato femminile. Lucky, non possiamo perdere tempo. Puoi aiutarci lo stesso? Ma certo, che domande fai, bel cagnolone. D'accordo, allora gente, siamo pronti. Scusa, Niblet pasticcino, uno di voi forzuti potrebbe tirare la leva per me? Ma Cookie, tu sei molto più forte di me. Che cosa sono io? Una femminuccia sa riconoscere un cane forzuto. Sul serio? Oh. Ehi, sta attento, brutto! Volevo dire, Niblet tesoro, devi cercare di misurare la tua forza. Ecco qui il recinto dei cuccioli. Ne è rimasto solo uno, ma potete prenderlo se vi piace. Oh, quanto è carino! Possiamo prenderlo, papà, ti prego, ti prego. E va bene, visto che è l'ultimo rimasto. Primo sistemato, vai col secondo. Ho detto vai col secondo. Cookie, che aspetti? Via, via, non c'è motivo di agitarsi. Spingete la leva. Ora ritirate la leva. Tirate con dolcezza e adesso rilasciate. Cosa stai combinando? Dobbiamo procedere con più velocità. Andiamo, Lucky, ti assicuro che non c'è alcun motivo di agitarsi. Cookie sa che cosa è necessario fare. So che lo sa, voglio solo che sappia che io so che lei lo sa, è chiaro? Cosa pensi che volesse dire? Non ne ho la più pallida idea. I maschi? Lucky, pronti al secondo round? In che senso? Nel senso che abbiamo fatto centro. Mi dispiace ragazzi, c'era un solo cucciolo e... Beh, è molto strano. Ok, sei stato un po' indietro, vedremo a chi assegnarlo. Via col secondo! Cookie! Tirate, tirate! Volevo dire spingete! Portate pazienza, ma questo è l'unico cucciolo che abbiamo. Ma quello è un cucciolo! Mamma, lo posso prendere? Tirate, tirate! Non spingete! Tirate, cioè volevo dire lasciate! Oh. Sai, tesoro, perché non vai a dare una mano? Senza di te sembra che siano allo sbaraglio. Oh, se la caveranno. E poi, sai, cominciano a piacermi queste cose da femminuccia. Niente lavori pesanti, qualcuno che ti lima le unghie. Sì, lo so, tesoro, ma il sistema... Pensavo che fossi già stato adottato. Almeno un paio di volte. Io voglio avere quello. Ma cosa? Oh, non importa, tieni. Continuate, allora spingete, tirate e lasciate. Aspetta, aspetta, Lucky, prima si deve tirare. Ma l'ordine l'ho dato. Che bello! Adesso basta, i cuccioli sono finiti. Cosa? Signor McLeish, signor McLeish! Cookie, la situazione è seria. Devi prendere subito il controllo prima che vada tutto a rotolo. Andiamo, sapranno cavarsela benissimo da soli. No, adesso ascoltami. Ho sbagliato, smettila di imitarmi e ritorna a essere il cane forte che sei sempre stata. Sei impazzita? Adesso che finalmente tutti si sono resi conto che sono una femmina, dovrei lasciar perdere tutto? No, sto solamente dicendo che tu sei diversa, sei una leader, infiocchettata oppure no. E adesso l'unità ha bisogno del tuo aiuto. Voi mi farete impazzire! Facciamo un po' d'ordine! Niblet, torna alle funi! Strudel, dacci il via! E tu, Lucky, raduna quei cuccioli! Muovetevi! Glielo assicuro, signor McLeish. È comparso un cucciolo, poi ne è comparso un altro e... Per me hai la febbre, Olaf. Ma no, signore. Bene, allora trova a casa questo cuccioletto. Potrei adottarlo io, signore. Oh, è meglio che non guardi. Spingere, tirare, tirare, lasciare. Spingere, tirare, tirare, lasciare. Finalmente sei tornato. Ti ringrazio per il momento. Spingere, tirare, tirare, lasciare. Spingere, tirare, tirare, lasciare. Spingere, tirare. Ce l'ho fatta, signore. Sono riuscita a far adottare il cucciolo, ma non è stato affatto facile. Probabilmente no, Olaf, probabilmente. Ma secondo i miei calcoli oggi abbiamo ottenuto buoni risultati. Anzi, direi ottimi. Hai fatto il conto di quanti cani sono rimasti? Sì, signore. Molto bene, avevamo 115 cani stamattina. Ne abbiamo dati 67 in adozione. Il che vuol dire che ne restano 115 ne restano. Cosa? Ma non può essere. È così, signore. Ho contato quelli rimasti, ma quell'unico cucciolo ha attirato la gente come aveva predetto lei. No, no, no. Recinto 17. Glielo passo, signore. Il sindaco vuole parlarle. Ascolta, Jerry, la fiera dell'adozione non è andata come volevo. Cosa? Sì, capisco. Grazie, non c'è di che. Che cosa succede? Il governatore ha visitato la città nel weekend. Pare che sia stato lui ad adottare il nostro cucciolo. Sembra che sia molto contento. Jerry dice che non dobbiamo più preoccuparci del lavoro. Basta che organizziamo la fiera dell'adozione ogni settimana. 67! 67! Record imbattibile! Cookie, sei stata grandiosa. Grazie, capo. Spero di non essermi resa ridicola. Ma figurati, Cookie, noi ci siamo resi ridicoli, io e tutti i ragazzi. Non è che non sapessimo che tu sei una femmina, è solo che tu sei bravissima in tutto quello che fai. Ah, davvero? E questo vi giustifica? No, niente affatto. Ma in ogni caso adesso c'è ben chiaro che tu sei una femmina. Dopotutto è già qualcosa. C'è qualcuno che avrebbe piacere di salutarti, ma si sente una sciocca per come si è comportata. Ah. Forse sarà meglio che vada a dirle che si sbaglia. Credo che questo non mi occorra più. La sai una cosa? Nonna diceva sempre: una pesca fuori può anche essere morbida, ma dentro il nocciolo deve essere duro per tenerla insieme. Vale a dire? Non ne ho idea. Nonna Dolly diceva un sacco di cose strane. Il fatto è... che io avevo torto. Una ragazza non deve civettare per farsi ascoltare. In te non c'è niente che non vada. Anzi, sei perfetta così. In un certo senso ti invidio moltissimo. Tu invidi me? I tuoi compagni ti rispettano, anche se non sei la classica femminuccia. Fosse così anche per me. Accidenti, Dolly, non so cosa dire. Non servono le parole. Accetta solo questo piccolo regalo. Ma hai detto che... È una sciocchezza, ti farà ricordare di me fino al mio ritorno. Ritornerai? Certo. Ho la sensazione che tornerò spesso al recinto 17. C'è un motivo per cui siete così famosi. E guarda che non ti sto lisciando il pelo. Dolly, tu sei proprio un cane di classe. Detto da te, tesoro. È davvero davvero un grandissimo complimento. Ora, se mi vuoi scusare, ho un altro gruppo di cuccioli da salvare. 67 per il momento è il record, ma... I record sono fatti per essere battuti. Esatto, hai ragione, amica mia. Ehi, Nut Nut, me la apri? Molto bene, facciamo tornare questo posto come prima. Ehi, capo, da un'occhiata. Beh, è un colpo di scena. Dopo quello che è successo, perché si è messa un fiocco sulla testa? Perché lei è Miss Cookie, Squirt. E per il tuo bene, ti consiglio vivamente di non scordartelo.